c'è buona storia. Forza Fiorentina! Va bene, cioè mollica e rimondì, quella è che ha fatto lì e gli ha fatto sentire il tipo. Tu ne ha finite tre scodelle, si vede tanto attiva la onera, e poi prima di parlare finisci il boccone che t'hai in bocca. Vorrei sapere chi ti ha insegnato l'educazione a te o che ricominciato a leticare. No, no, per carità, chiedo subito, vai. Speriamo. L'educazione gliela avrebbe dovuta insegnare la sua povera mamma e poi io. Ma siccome gliela sempre fuori di casa a dargli tra le sottane e a tirare le calci a un pallone in mezzo di strada, come di resto che fanno tutti i ragazzi d'oggi, e mi sono detto l'educazione l'imparerà allo stadio, oppure gliela insegnerà la sua moglie. Se la canta per me l'ha sbagliato musica. Ah, io non canto per nessuno, oggi sono anche giù di voce. Non mi pare, la metto sempre bocca, anche quando l'hanno interrogato. Ho canto il cane, uffa che lagna, beato il mio fratello, l'è quasi sempre a mangiare fuori. Alla rufina, è alla lezzine. Ma perché tu ci vai anche te? Dai sorelline materassi, eh? Yeah. Le sorelline materassi, infatti se non c'era le mizie zitellone a buttare, ne ho bene capito dove si va a finire. Oh, finiamola per piacere, comincia te, guarda. Ma io comincio subito, mi scherzi due foglie lì di sala, va. Oh babbo, se me lo passi l'olio perché ti lo passo, grazie. Oh babbo, che me lo passi la cena. Lo passo, sì. Grazie. Oh babbo, che me lo passi il sale. Grazie. Che ha bisogno di anche altro passaggio? No, grazie. No, se no, te lo facevo fare la Batistuta, così lui te lo mette in bocca di precisione. Oh! Ma io vado in studio, era lo scoperto. Vuol dire la prossima volta quando lo vedo e lo mi ha desinato. No, te non ti inviti nessuno e tantomeno desti mangia ufo. Vai te a casa sua, lui guadagna qualcosina più di te. Sta zitta mamma, oh papà, non ce l'avevi mai detto. È vero che conosci Batistuta? Tutti li conosce, i giocatori lui e gli allenatori, i magazzinieri, i presidenti, i raccattapalle. Lei sul lavoro e no? No, no, il mio lavoro è un altro. Quello è un dopo lavoro. Il tuo lavoro vero è quello di andare dietro alla Fiorentina. Oh, lo so io. E il rappresentante d'archivio di sanitari per tutta la Toscana tu lo fa dire. Ti vada lì, che andà a vendere duperette per gli steri e qualche fascia elastica per bene variose. Vai, vai. E l'invenzione di famoso, ancora no, vibratore tascabile di ciabatte, quello è un vero caucciù per la vedova che non ne vuole più, ondo tu come? E te lo dire io dove tu te lo dovresti mettere, pornografio sti, e sudicio, di fronte alla bambina. Oh via. Mamma, una falla scandalizzata tu faride. Galileo, che vuoi aprire un negozio sexy anche a Firenze? Poi ce ne hai di già di morti in Toscana. O lei come lo fa a casa, Pedro? Me l'ha detto l'uccellino. Ah, ecco. Io non avevo più nulla a nessuno. La mia invenzione. Sì, ma perché non tu ce la spieghi in due parole, così? Tutto a suo tempo. Per ora non voglio estrapere nulla. E mi potrebbero fregare l'idea. Ma, e tu guardi me, o ci trullo, sti? Ma tu reggi che me ne sei morino? Di già la tua torta sua, Mia? Per forza, te l'ha chiamato Galileo? Lui ora si sente uno scienziato, un inventore. Se sapevo che doveva sposare una che si chiamava Tosca, l'avevo chiamato Camaradossi. Così devo andare più d'accordo. A suo tempo,
farò una conferenza stampa e lancerò la mia invenzione sul mercato nazionale e internazionale. Babbo, lascia stare codesti surrugati e parliamo d'uomini veri. Titti! Tazzetta, se tu conosci Battista, tu ci parli anche. Io, se capita. E allora guarda che ti apro di prestito. Oh, chissà, forse anche la prossima settimana. È bello, la prossima settimana. E pari? Che uno di questi giorni gli abbia intenzione di venire ai Viola Club per la festa sociale a firmare dell'autografo. Oh, Galileo, perché mentre firma l'autografo 11 metri sotto la cambia lì in bianco, eh? Mai lo farei, capito? Mai! Neanche se fossi agonizzante e morissi di fame. Perché una fosse piena o non nutre, eh? Neanche se fossi uomo. E non lo farei per nessuna ragione al mondo. Perché un vero tifoso, un ultrasse viola e dà tutto se stessa alla spada del cuore. Oh, cuore mio, come ti sento battere forte. Onina, ma tu sei mia normale te, ma si può sapere che ti piglia. Oh, ma vieni via, nulla fa la retrograda, tu fa ridere. Babbo, portami un te il viola club, lo voglio vedere, toccare, ma mi scusa. Toccare? O che sei diventata quella da bere? Ma una ragazza in mezzo a quei branco desertati. E te saresti capace di portarcela, bellino. Ma che male ci sarebbe? Prendi tutto e ci sono io. E poi hai Viola Club e si parla il forte e basso. Ma se non mi vedrebbero nemmeno, nuda ci potrei andare, nuda. Ma non mutandine di... zitto lei. Ma che tardò, si parte il cervello a te. Ancora no, ma siamo lì lì, eh. Perché? E che intenderesti dire? Sentiamo. Lo puoi capire che non sono più una bambina? E smettila di trattarmi come una sottosviluppata mentale. Tutte le mie amiche, anche quelle più giovani di me, sono già sposate o stanno insieme a loro fidanzati e io gli unisco. Ma tu c'avevi passerina? Il garzone di fornaio che ti stava dietro. Ah, quello non mi deve stare né di dietro né davanti né per parte, ma un chilometro di distanza. Finché so viva io, non lo piglia. Sentite, ne va bene uno, me li fa scappare tutti. No, a lei forse li andrebbero bene tutti, ma sono loro che appena l'hanno conosciuta dal pensiero di averla per socera e tagliano il cordame. Con che credere essere spiritoso? La mamma, avete sempre giusto, la mamma la inganna, di mamma e ce n'è una sola. Per fortuna. Ah, Benone, a voi vi garbosse se morirei. Ma un bel addosso, questa soddisfazione, no? E non gli basta. Sale verdi, eh? Qualche volta vi metto l'arsenico nella minestra. E non importa, tanto in questa casa si mangia sempre veleno. Ecco chi ci vorrebbe a voi alla Fiorentina, Galileo. Un giocatore dei miei tempi. Veleno, il Benito Lorenzi. Lui sì, che c'aveva grinta, dove gli era il terrore dei portieri. Perché ho battuto su un tecchino e ci sei il meglio giocatore del mondo, bello. Oh, allora, ho che se io mi gioco il calcio, ma andai tutti a fare in domanda. Sì, e te torna a scuola a fare la festa. No, tornaci te a fare l'educazione. O perché invece non ci ritornate tutti, almeno state meno fracchiati a rompi. A scuola? A fare che? Abita la comunità e ci piove quasi tutte. Anzi, pare che quest'anno oltre al grembiulino sia d'obbligo anche le galosce. Sì? Come minimo si rischia di portare a casa Pidocchi. Quest'anno lo so, ma gli anni passati, e c'era scritto sui giornali, gli unici alunni che hanno frequentato le scuole fiorentine senza scioperare neanche un giorno sono stati proprio loro, i Pidocchi. Basta! Mi volete dire come si fa a portare un ragazzo in casa onde la gente come voi? Bene tu fai, ci lo porti quando non ci siamo. Oh, Benino, sarebbe per gli insegnamenti della sua nipote, divertinosti. No, il nonno gli ha ragione, io mi vergogno di portare in casa un ragazzo quando non ci sei voi, che pazienza. E te? Hai portato la Bosconi, no? Sì, per vedere se me lo fanno fuori travesti. Ma Titti, ma...
cosa anche per gli anni. Ma sentite, sono ragazza per bene la di certe cose. Vergogna che ho stito. Via, basta. Non voglio sentire più nulla, guarda. Vien via, dammi una mano a sparecchiare piuttosto, invece di dire questi discorsi. E finiamola, con tutti questi discorsi inutili. Ma chi è? Ma chi è? Cazzito, paranzo. Chi è? Ma che ti è successo? Ti ha fatto arrabbiare le zie? Non ci sono neanche passato le zie. E allora, poi che tu ci sei andata a fare alla rufina di oggi? Cerce la fame! Ma che siete, eh? Che ti ha fatto qualcosa? Nulla, non ho fatto nulla. Che tu voglia? E via! A mangiare con me? Sì, no, non ho fame, non voglio più. No, no, te ti ha fatto qualcosa. Vendi a dita alla tua mamma. Sì, alla tua mamma e al tuo babbo. No. E siamo famiglia. Alla tua mamma. Perché la mamma non mi inganna. O perché il babbo sì. Perché ho il nonno. Anche di mettere la mano. È un'occasione di buona lì, No, no, ora non ci deve. Sì. Ma te dici che ti è successo perché qualcosa. Ed è successo. Non è un comportamento normale il tuo. Invece, se tu ce lo dici, chiaro e tondo, si può vedere di trovare una soluzione. Ma se tu non dici nulla. E quando ve l'ho detto, di che voce potete fare voi? Ma e allora perché tu sei venuto qui? Che tu ci sei venuto a fare? Se tu sei venuto, tu potevi andare all'anfio, alle zine. E invece tu hai sentito il bisogno di venire qui. Perché? Ma siamo tutti non fidi con noi, eh? O con chi tutti vanno a fidarsi, no? Ho detto paura, di nulla. Oh. E sono tornato a casa perché prima di tutto le zie non c'erano e le sono venute a Firenze. Ed è stato meglio così, Sì? Perché se mi scappava detto a loro e c'era a farli pigliare un colpo. Un colpo? O che ha fatto di cinese alla moto? Oh, guarda! Oh, ti ha messo sotto qualcuno! E non ho messo sotto nessuno! Allora, è che... Insomma... La Silvana legge! Allora, finalmente la smetterai di mettere il naso nelle faccende o ti riguarda! Titti! Ah, perché l'onore della mia sorella a me che non mi riguarda, Madonnina santa, la mia bambina l'ha perso l'onore, l'ha perso! Ma la testa c'è che fa tanto la tragica! Vede tanto e non ho perso nulla! Brava, Titti! Vuoi ringraziare me e bambina, Se invece a me mi capitava di perdere l'onore come la tua Silvanina. Ma che c'è? Titti, via! Oh, l'onore è mio e ci vuoi che mi... Ma si possa, quindi? Che è successo? Le è successo che gli sta bene se la Silvana è incinta. Così questo signorino si occupa dei fatti sua. Nemmeno posso dire lei, io. Ma perché? Che mi ero messa un ragazzo. Medico. Con intenzioni di molto serio. Oh, guarda caso che aveva mio fratello! Un medico! Un medico! La mia bambina morti ad un medico! Un corno! L'ha raccontata una giusta. Questo, diciamo, ragazzo, il medico, come la chiama lei, intanto gli ha più di 40 anni. Io allora? E le sue intenzioni erano talmente serie che c'ha moglie e due figlioli. E a te chi te l'ha detto, boccalone? La sua moglie? No, l'ho saputo il circolino. Da una mia amica e la c'è cascata come te. E a me mi rompe se ti dico che la mia sorella la va con gli sposati. E così, quando la vedi montare dietro la moto del dottore, la presi con un braccio e fece scendere. Bravo, tanto proprio bene. Ah, certo, lui può mettere in città e gli pare che l'altro no, Sì, sì, guarda la tua fila. E si va, e poi è spione. Via!
dici il che tu intendi fare con questa situazione. Ma poi, ma chi? Ma io? Io lo sapevo! E lei la difendeva tanto! Io? Sì? Non la difendevo, io ti difendevo! La Silvana, quella ragazzotta, le sussie, l'avevano chiamata per desinare la domenica e si andava a mangiare alla rufina. E la mi girava in tondo per farsi pizzicare e avevo scoglito le mie pollastrine. No, ma tu tutti sbagli. Questa ostia della Lorena, la sua sorella. La Silvana è quella che prende da ultimo a mangiare i dolci. Ah, è lei! E come la stava tutta sulle sue, con gli occhi dimessi, La sembrava una duranda, bellina davvero. Matteo, chi te l'ha detto quella incinta? Lei stamattina. Non ho fatto, sai, credo di essere incinta. Ma allora, se l'ha detto Redo, allora non è sicura, va. O può essere tutta una commedia per farsi sposare, ben via. Okay, la farebbe una bella chiappa davvero. O la lo sa che anche un lavoro e quella posso mantenere una famiglia. Ma la figlia, La figlia, la regia ste figlie, la figlia a tutte. Tutte no. La figlia una figlia, certe cose non le fa lei. E vada lo farebbe, vai. Che cavolo, però, Perché se non si fa quando sono giovani o quando si fanno? Quando non si possono più fare. Bravo, gli darebbe dei bagli insegnamenti lei a suoi nipoti, bravo. A quanto sembra un anno di bisogno. E poi, ho che sono stato io a volere l'aborto liberalizzato. O voi non, se l'avete voluto anche con il referendum, e vuol dire che mi interessava. A me no, io sono contro. E questa casa ricordiamo bene tutti. Finché so viva io è un sabortisce, chiaro? Noi non sabortisce nessuno. Ma perché? Ci si deve fasciare la testa prima adesso se la rotta, eh? O diamoglielo tempo al tempo. Eh? E poi la testa e la ragazza a preoccuparsi. E sui genitori a muoversi a decidere. No, ma via, si sa, ed è cacciatore. Ma l'ho capito, ma andai a aver portato per il prego, e andai a sparare a bischio sciolto. Scusa. È tutta colpa sua questa, questi sono suoi insegnamenti sessuali. Oh. E te? Tu dici nulla, tu dici? Che devo dire? Mi dispiace. Specialmente per le zie. Per le mie zie, va. Per noi no, Per le mie zie che le fanno pizzate, sì. E scommetto che la frittata non l'aveva fatta in casa sua, Non è vero? Sì. Ecco, bravo. Una domenica di pomeriggio, mentre le zie era alla messa. Senti. Il sacro dei profani, bravi. Ma te che non tu sei più un bambino, O tu potevi prendere delle precauzioni? O tu potevi domandare alla ragazza se la pigliava la pillola oppure no. Eppure oggi, ed è normale. Oh babbo, per piacere non rompere questi discorsi. Eppure tu sei stato giovane anche te. In certi momenti uno non è stato a pensare a certe cose, a farti certe domande. Giusto, in certi momenti uno pensa a chiamare... A chiamare la mamma! E a dire mamma, che fu bella fa così! Avevo se non ho ragione non volevi dire nulla. Quando volete vuoi scherzare, vi pigliate tutta la leggera. Bell'aiuto fu data a vostri figlioli. E non c'è dialogo, via. E con questa scusa vi ci abbandonate a noi stessi. Davvero sai, E hai ragione. E' tutta la parola. Ah, sì. Meno male. Va, tu te ne sei accorto. Poverino, piccinino. Va. Ma se invece di bighello là tutto il giorno e dall'agile un modo e tu lavorassi e da metti meno grilli per capo, capito? Mangia un po'. Cortiti hai anche, ma basta! Basta, e sono io per fare, e vuoi via di casa. No, no, Giacchi, no! Sì, è vuoi via, non mi darò più noia, e tante grazie dell'aiuto, No, Giacchi! Aspetta, Giacchi! Lascialo andare! Vedrai che quando la fame ritorna! Bravo! Non guardate su! Se Giampi si suicidia e tu ce l'ha perso, non c'è!
ammazzarsi perché c'è una ragazza incinta. Quando saranno le altre persone si dovrebbero ammazzare questi giorni. Via, ma venga via, tosca la faccia la tragedia. Lei non viene ragionare così, perché il suo nipote un po' che assomigliare ma il suo babbo e al suo nonno, eh? Ma appunto, perché ci siamo suicidiati noi! No, capimi? Vai, e ecco, l'ho preso a fare per le scale! Ma venga, lì non lo non me la sento, guarda! Vai, va, vedi, sono diventato l'uomo di Asa, oh. Tutto pare! Mi raccomando, acqua in bocca con tutti. Ma che fa lo stesso gocciolino di vino? E la smetta di fare sempre lo spiritoso. E la si rivolge ai panni sudici, si lava la famiglia, capito? Vabbè. O via. Vabbè, vabbè, vabbè. E c'è la sala vicina. Ah, oh, la venga, la venga. Per picchiamento di minorenni lei l'ha picchiato la mafia. Ma che picchiato, via! E sta zitto te, mi risponda lei. Picchiato, picchiato, e gli ho tirato lo scappellottino. Lo scappellottino, e anche bruciato. Gli ha tirato una botta proprio qui dietro l'orecchio e ora l'ha immaticato e l'orecchio gli fischia. Gli darò un numero. Ma sì, ma si può sapere che gli avrà fatto? Tutte le volte mi passa accanto, quando sono ai bar, mi fa le boccacce. E mentre non si gioca, lei la mette apposta i jukebox a tutto volume per rompere gli zibidei. Ecco, ha capito? Ma si può sapere che gliel'ha fatto, che era bambina! La bambina? La fuma di Giacomo un turco e la bestemmia. La bestemmia, non è vero? No, la dice certe parolacce peggio di uno scariatore di porto. E rompe le scatole a tutti. Quella non è una bambina, ma una peste. Se deve essere insegnato un po' di educazione fra lei e quel briaolo di suo marito. Briaolo sarà lei e quel rimbischierino del suo figliolo che tutte le domeniche va allo stadio vestito un burattino con lo stendardo in mano e tanti becco all'arbitro. Ma con un becco laggiù, gli è da ergastolo. Ma lavata a casa a mettere la museruola e il suo corillino e lo tenga a guinzaglio, perché a volte una esse a zannare qualcuno. La mia bambina ha un corillino, bella è ostipopotama, è bello lui, è chiaccio, bavoso e altro spirito. Sì, sì, mi socero e sarà anche altro lo spirito. Ma la sua figliola è una peste bubonica e so soltanto io a dirlo, ma tutti vicinato. Brava, ne ho appoggio. No, ne ho appoggio proprio nulla, ma si monti dopo si fa. E lei, la vada, e vado. E va in questura. Sì, ma la vada in questura, in tribunale, tanto nessuno sarà disposto a difendere il mostriciattolo della sua figliola. Gorillino mostriciattolo? Sì, l'ho detto. Gorillino e mostriciattolo. E non so tanti da tornare a casa mia, sa, perché se no ci voglio a questura a denunciarla. E violazione di omicidio, offese e disturbo della quiete rionale. E ora, sciota, ritorna a casa.
Non c'è male, davvero. Bene, no, almeno c'è un po' di movimento, no? E c'è più fila. Sì? Ma qui altro è movimento. E a Castellotti? Bene, si ringiovanisce. Oh! Ci mancava Andretta sulla cucina, va? Meglio io sì, non poteva far fare la cucina. Eh sì, e lei peggio non poteva fare. E ti ci ha venuto un'altra volta a litigare. La mamma della casa. Oh, se lo ricorda più. E lei ritorna e picchia la figliola. Dio mono, questo è un nonno, è sempre una bambina, eh. Appunto. E che l'ha detto il nostro signore a proposito dei bambini? Sì, che l'ha detto. Le ha detto, lasciate i fanciulli s'accostino a me. Bravo, la vedo. E perché l'ha detto? Perché gli voleva insegnare un po' di educazione. A essere... E allora? A essere buono. E allora, dato i fanciulli ne stanno a fermi, e lui, logicamente, li poteva mia volta dietro. Così quando me la guantava uno, lo rintronava dei azzotti. No, non dia le mie, dia. Oh, questa è la storia, Sara. Sì, ma lei, fino a prova contraria, è un mia nostro signore. E allora i bambini la lascia stare, specialmente per l'indemoniata della capia. Oh. Io non voglio che becchiare per colpa vostra, chiaro? Va bene, va bene, stia tranquilla. Oh. Le vede veste domani. Sì, le vedo. Più le tiene ferme, meglio è. Ecco, e io guardi, glielo giuro sulla tomba di Adelindo Passeroni. Lei è un mio amico morto di fresco, poverino. Gli era tanto buono, ma lei è un l'ha conosciuto. No. Bene, bene. Ah, dicevo, glielo giuro sulla tomba di Adelindo che queste mani non sfioreranno più il capo di un bambino. Oh, no, così mi piace. Oh. Da domani esco con i bastoni. Ah no, io non voglio senti più, A questo punto arrangiatevi e voglio governare io. Oh, lo sapevo io. A chi tocca bene? Al solito poco. Allora, la figlia della regalo, c'è chi sta peggio. Sì, ma dove? Dove lo so, ma c'è di sicuro. Ma... ci sono le zie della mia tocca mi sono così prego porto tutto il giorno. E l'ha preso il picchiaggio di rinfischiarmi sempre negli orecchi quello che dico. Che la vai a vedere, Kevin? Davvero un pappagallo sulla spalla. Tu mi metti a me in imbarazzo. Azzo! Non è nulla. Che avete mangiato? Si è fatto una bella colazione. Ora quando si ritorna a casa e si fa anche uno spuntino. Sì, e si riparte con la prossima sita. Sita. Se è possibile. Mille. Sì, e tu me la davi di sé, Davide. Se tu ne smetti. Via, su, o prendete qualche cosina, un biscottino e pensando, quello non è lo più che volete. Anch'io. Un gocciolino lo anche io iniziato. Sì, però a lei ne le do poino, perché se no gli fa salire l'impressione di sangue. Che mi fa salire? Le è stata una sorpresa. Siamo venute via dalla Rufina all'improvviso, sa, per degli affari. Gianfi ancora e non era venuto. A questi giorni deve venire a studiare la facoltà settimanale. Anale! Tutto e non se ne va a casa il mio nipote, per merito vostro. Venga, venga, venga.
ci vuole tanto bene, ora è sempre da noi. Se stamani non ci ha trovato, di sicuro lui ritorna stasera. Sera. Vai, la paglietta non la perde mai. Perché voi che ci siete stasera? Sì, ci siamo. Oh, in ogni modo è che la Zelinda in casa. L'ha visto nascere Giampi. Giampi. Ho detto poco. No, io sai, non vorrei che quella si banate. Sì, ormai. Allora, quelle due, la Silvana e la Lorena, in caso nostra, non ci rimettano più piedi. Lui, e si è saputo dopo, di morti e l'avevano presa in casa. Quando una, quando quell'altra, le fa aiutare e mandarle fuori a sbrigare qualche faccenda. Cenda. Hanno sempre fatto scomparire chi l'aveva incaricata. Caricate! Ma che l'aveva fatto? Lei se la tasca di tritello non è contento, eh? Sì, però... Ma prima o poi qualcuno ci rasca, la ne metto incinte, allora sono pasticci. Toschina, quelle ne rimangono incinte e le sono certe lenze. Sono certe lenze. Va, e Giampi? Sì, Giampi è più sveglio di quello che non tu creda. Sì, eh? Ma ora gli ha messo gli occhi su una bella ragazza. Senti. Lo dici come se tu fossi contenta? Attenta. Chi tenta? Luna è questa che la continua a farmi leva! Luride! E dicevo che Giampi tenta il colpaccio! Colpaccio? Che colpaccio? Ah sì, è bella! Una bella ragazza straniera! Bella, ricca! Oh, e lei è la figliola di un miliardario americano che trova legge la Rufino! Senti, mamma! Dice che lui abbia aziende e possedimenti dappertutto. Tutto. Ultimamente pare che gli abbia comprato